Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione di Space News, il programma di approfondimento di attualità e scientifico di Space TV. È stato un lancio bellissimo e davvero ricco, ricco di emozioni. Stiamo parlando della partenza dal cosmodromo di Baikonur della missione di tre membri di Expedition 42-43. A bordo della capsula spaziale, la Soyuz russa, vi erano, oltre al comandante Antosh Kanaprelov della Roscosmos e all'americano Terry Virts della NASA, la nostra Samantha Cristoforetti, che ha iniziato con grande entusiasmo la sua missione futura. Il lancio è avvenuto perfettamente e assolutamente in orario e dopo circa 8 minuti dalla partenza la Soyuz ha raggiunto l'orbita e all'interno dell'abitacolo l'equipaggio è venuto a trovarsi in assenza di gravità. Dopo questa importante fase è stato eseguito il primo task della Soyuz, che è stato quello di dispiegare i pannelli solari e l'antenna del sistema di aggancio automatico alla stazione spaziale orbitante. E a questo punto il viaggio è proseguito nel vuoto, quindi senza più l'ausilio dei motori, fino a che dopo 6 ore dalla partenza, anche qui senza nessun problema e perfettamente nelle tempistiche previste, è avvenuta la manovra chiamata di docking, ossia la manovra di aggancio a questo punto con il modulo RASVET della sezione russa della ISS. E dopo le opportune fasi di verifica di assenza di perdite di pressione, è arrivata la fase clou, quella dell'apertura del portellone per accogliere i nuovi cosmonauti all'interno della ISS. Samantha, con un sorriso veramente ricco di entusiasmo, è stata la prima a entrare nella stazione spaziale orbitante, portando con sé tutta questa carica di gioia che lei ha peculiarmente, a differenza di tanti altri astronauti, dentro di sé e che riesce a trasmettere a tutti noi. E subito dopo queste bellissime immagini di saluto e di così, conoscenza e contatto con gli altri tre membri già presenti sulla stazione spaziale orbitante, la prima attività è stata la solita conferenza stampa che viene effettuata dagli astronauti quando appunto arrivano. E sulla stazione spaziale orbitante, vogliamo ricordare, Samantha dovrà svolgere un vasto programma scientifico. Come avevamo già preannunciato in scorse edizioni di Space News, sono infatti contemplati esperimenti di fisica, biologia e fisiologia umana, che saranno tutti ovviamente condotti in condizioni di microgravità e dai cui risultati potranno derivare dei miglioramenti nelle condizioni di vita e salute sia degli astronauti impegnati in lunghe missioni spaziali, sia delle persone sulla Terra. Ci saranno poi delle novità, come quella di un sistema di stampa tridimensionale tutto italiano che per la prima volta opererà in orbita. Questo è un progetto che prevede la fabbricazione di un oggetto in plastica in una sessione automatizzata e accanto alla stampante, si dovrà dimostrare la possibilità di costruire dei pezzi di ricambio direttamente sullo spazio. Infine, Samantha farà anche da cosiddetta cavia e tecnico di laboratorio, come lei stessa si è autodefinita, per l'esperimento più marcatamente italiano, dal gusto marcatamente italiano, ossia la macchina per il caffè espresso in assenza di gravità, che arriverà tra qualche tempo con un apposito modulo sulla stazione spaziale orbitante. Questo sarà, oltre che un momento di relax e di così tranquillità per tutti gli astronauti, sarà anche un momento per capire la dinamica dei fluidi in assenza di gravità. Parlando ancora di Samantha e in generale dell'attività dell'astronautica italiana, Samantha Cristoforetti è la settima italiana, è la settima persona italiana che va in orbita, ma la prima donna. E questo sta a coprire una serie di record di cui l'Italia ne va fiera. In effetti, con ognuno dei nostri astronauti è stato sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che l'Italia ha portato in avanscoperta. Vabbè, a parte il discorso del primo astronauta italiano Franco Malerba, abbiamo poi da ricordare Umberto Guidoni, che è stato il primo europeo a raggiungere la stazione spaziale orbitante, Maurizio Cheli, che è stato il primo astronauta proveniente dall'aeronautica militare,
Roberto Vittori, il primo abilitato come italiano a pilotare la Soyuz e a raggiungere la stazione spaziale orbitante, sia una volta con la vettore Soyuz che precedentemente con uno shuttle, e Paolo Nespoli, che ha aperto le porte alle missioni di lunga durata. L'ultimo, prima di Samantha, è stato Luca Parmitano, il primo italiano a compiere una missione extraveicolare. Quindi l'Italia, con i suoi membri astronauti, si è sempre dimostrata prima in qualche cosa. E adesso abbiamo la nostra prima donna, che già porta in sé una carica, un entusiasmo assolutamente unici, e che ovviamente Space TV seguirà passo dopo passo. Quindi vi invito a non perdere le nostre trasmissioni, il nostro canale di YouTube Space TV Official, dove in vari periodi trasmetteremo degli speciali dedicati ai vari step della missione e alla nostra orgoglioso personaggio, che è appunto Samantha Cristoforetti. Abbiamo parlato appunto che Samantha riceverà degli strumenti, tra cui questa nuova e assolutamente fantasmagorica, diciamo, macchinetta del caffè, attraverso i famosi cargo che via via raggiungeranno la stazione spaziale orbitante. E qui c'è anche un'altra novità. La americana SpaceX, l'azienda privata che è stata appunto obbligata a preparare alcuni di questi cargo che andranno sulla stazione orbitante, nella prossima missione, che partirà a dicembre, effettuerà qualche cosa di nuovo. Cioè, il primo stadio, quello che normalmente si perde per spingere questa navetta verso la stazione orbitante, non verrà perso nell'oceano, ma verrà raccolto da quella che vediamo alle mie spalle, che è una piattaforma, in modo tale da poterlo riutilizzare. E questa è una vera rivoluzione che sta realizzando questa società privata, perché sarà una svolta per i programmi anche di risparmio e di recupero dei moduli di vettori razzo che portano appunto i vari moduli nello spazio. Parlando ancora di spazio, ma lasciando alle prossime edizioni le novità sulla missione di Samantha, che continua a procedere nel migliore dei modi, torniamo a parlare dell'altro grande evento di cui le cronache recentemente hanno dato spazio molto ampiamente, cioè l'evento di Rosetta e di File, il lander che poco tempo fa ha raggiunto una cometa a 500 milioni di chilometri di distanza da noi. Come avevamo ampiamente descritto nella scorsa edizione di Space News, File attualmente è in ibernazione, in quanto si è esaurita la carica della batteria primaria, trovandosi in una zona in cui è impossibile caricare la batteria secondaria, perché in una zona d'ombra dalla luce del sole. Tuttavia, come avevamo appunto detto, il robot era riuscito a compiere con successo moltissime missioni nella parte primaria della sua attività. Con i suoi 10 strumenti di bordo, File ha annusato, diciamo, l'atmosfera della cometa per individuarne i comportamenti, ne ha trivellato il suolo per studiare la composizione, lo ha addirittura martellato per capire e saggiarne le proprietà fisiche, e ha studiato attraverso varie immagini la zona di atterraggio e le zone dove è rimbalzato. Adesso i vari team stanno analizzando tutti questi dati e abbiamo i primi risultati preliminari, che al momento ci fanno capire che il ghiaccio che esiste sotto una coltre polverosa sulla cometa è un ghiaccio di uno spessore particolarmente duro. E oltremodo, da alcune altre analisi fatte da altri strumenti su pile, si capisce che all'interno vi è una composizione di materiale organico ancora da identificare. Quindi tutto quello che si sta scoprendo è un po' diverso dalle aspettative. Sicuramente ci sarà da studiare molto per capire la reale composizione della cometa, e questo, crediamo tutti, darà delle innovative, importantissime scoperte su quella che è l'origine della Terra, della materia e dell'universo. Un grande contributo alla scienza di File è stato anche diciamo aiutato da una speciale fotocamera e da uno speciale strumento degno di nota. Questo strumento si chiama CONSERT, acronimo di Comet Nucleus Sounding by Radio Wave Transmission. Presente sia sul lander che sulla sonda, questo strumento lavora attraverso la trasmissione di segnali radio tra Rosetta e File, e quando l'angolazione dei segnali è corretta,
passa attraverso il nucleo della cometa, permettendo in tal modo di analizzarne l'interno nel dettaglio, creandone un profilo tridimensionale. Questo ovviamente non è stato ancora analizzato, ma un tipo di sondaggio di questo genere sicuramente ci farà conoscere quello che anche il Lander File non è riuscito a ottenere fino a questo momento, cioè di andare ad approfondire scavando nel nucleo della cometa. Ma vedremo ovviamente, sempre nelle prossime edizioni, le evoluzioni dei risultati e delle analisi. Invece adesso abbiamo una notizia un po' particolare di cui ne facciamo cenno e vedremo di essere un po' più chiari sempre nelle prossime nostre edizioni, che è quella di una ricerca che è stata pubblicata da un'autorevole rivista scientifica che mette in dubbio che quello scoperto al CERN di Ginevra non sia esattamente il bosone di Higgs, ma sia un'altra particella. Quindi per una nuova dubbiosa considerazione viene ancora rimesso in discussione il ritrovamento del bosone di Higgs e quindi bisognerà capire molto meglio ancora le analisi su queste ricerche e questi studi. Bene, parliamo adesso di un avvenimento tutto terreno. In quanto, come sapete, recentemente è stato contagiato un primo italiano dal virus Ebola, un medico italiano che era andato appunto in Sierra Leone per prestare aiuto a tutti i malati. Il medico è giunto in Italia all'aeroporto di Pratica di Mare a bordo di un speciale Boeing KC-767 del 14° stormo dell'aeronautica militare. Il paziente ha viaggiato all'interno di una speciale barella isolata, aviotrasportabile, ed è stato assistito durante il volo di trasferimento da un team medico dell'aeronautica militare specializzato in biocontenimento, composto da circa 25 persone tra medici e specialisti di vario tipo. Ad attendere poi la persona contagiata, a bordo pista, un'ambulanza anch'essa equipaggiata per il biocontenimento lo ha velocemente trasportato in condizioni di sempre completo isolamento all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, che insieme all'ospedale Sacco di Milano sono i due centri italiani specializzati per la cura di malattie altamente infettive. La capacità di effettuare trasporti di malati altamente infettivi attraverso lo speciale uso di barelle isolate, vogliamo ricordare che è una peculiarità detenuta in Europa soltanto dall'aeronautica militare e dalla Royal Air Force. E questa capacità si basa sull'utilizzo di speciali barelle aviotrasportabili e di piccoli sistemi terrestri che riescono a isolare il malato da qualsiasi contatto esterno. Attualmente per il biocontenimento sono stati allestiti alcuni mezzi di trasporto, di cui anche, come abbiamo detto, il KC-767. A questo punto vi ricordiamo che noi di Space TV recentemente siamo stati proprio ospiti dell'aeronautica militare presso il 14° stormo all'aeronautica a Pratica di Mare, dove il colonnello Andrea Massucci, comandante appunto del 14° stormo, ci ha ampiamente dettagliato il velivolo KC-767 e tutte le interessanti attività di trasporto strategico che possono essere realizzate con questo mezzo. Quindi vi invitiamo ad andare sul nostro canale YouTube Space TV Official e andare a vedere appunto lo speciale dal titolo Aeronautica Militare 14° Stormo, dove per esteso vi è questa interessantissima intervista effettuata proprio a bordo di uno di questi velivoli KC-767. Non perdetevi quindi tutte queste novità da Space TV e prima di passare ai saluti vediamo insieme uno stralcio di questa interessante intervista. Il 767, il KC-767 è una versione militare del Boeing 767, come lei ha accennato, che troviamo in tutti i nostri aeroporti italiani, utilizzato per un trasporto di medio e lungo raggio. Questa versione è stata militarizzata trasformandolo in un assetto che può trasportare passeggeri o materiale e anche poter fare dei rifornimenti in volo. Per quanto riguarda l'aspetto del trasporto strategico, il 767 è un aeroplano che grazie alla sua fusoliera cosiddetta wide body permette di alloggiare all'interno molto materiale o molti passeggeri. E questo, unito anche a una capacità di lungo raggio, permette di raggiungere destinazioni lontane
senza dover far scalo e quindi senza dover interessare altri paesi per quanto riguarda l'assistenza. Quindi attualmente la difesa, l'aeronautica militare e la difesa li utilizza soprattutto per portare rifornimenti di materiali ed umani, quindi ricambio di personale, nei vari teatri fuori confini nazionali dove l'aeronautica militare e la difesa in generale sono impegnati. Questo aeroplano permette di trasportare anche un assetto speciale come quello che è appunto il biocontenimento, quindi permette di trasportare uno o più barelle, diciamo, di biocontenimento, e ciò ha dato all'aeronautica militare e all'Italia una capacità di proiettarsi in zone dove ci sono epidemie e poter rientrare senza dover far scalo su stati che poi magari potrebbero anche negare l'atterraggio per i noti motivi, e quindi poter ricoverare il paziente, in questo caso ovviamente un paziente militare, negli ospedali di italiani preposti, che sono, come ben sappiamo, a Roma lo Spallanzani e a Milano il Sacco. Anche per oggi abbiamo terminato, vi invito ancora una volta di seguirci ogni giorno sul nostro canale YouTube Space TV Official e di seguirci anche sui nostri social, in particolare sul nostro canale Facebook, dove abbiamo una novità. Se avete degli articoli che avete scritto perché siete appassionati o siete dei blogger e vi occupate di volo e di spazio, inviateci le vostre news e i vostri articoli, perché le pubblicheremo sul nostro canale Facebook, così le potremo anche noi condividere con tutti i nostri gruppi di appassionati e così vi aumenteremo le visualizzazioni e la conoscenza della vostra attività. Quindi non perdeteci, seguiteci ogni giorno, perché ogni giorno Space TV è sempre più vicino a voi e vi darà sempre più notizie, informazioni e curiosità di quella che è la vostra passione, la passione per la scienza, il volo e lo spazio. E con questo anche per oggi abbiamo terminato, vi ringrazio e vi rimando alla prossima edizione. Arrivederci a tutti.